Salve a tutti ragazzi e bentornati a My Show Show. Siamo tornati con Guardiani della Galassia e riprendiamo dal punto in cui ci siamo salutati nell'ultima puntata, che non aveva un vero finale perché l'ho dovuta dividere. Potevo mostrarvi fino a quel punto, ma adesso inizia veramente Guardiani della Galassia. Ragazzi, ho già registrato qualche puntata, mi sta piacendo tantissimo e questa puntata definisce tutta la storia, da qui che inizia veramente tutto. Quindi vi lascio al video e fatemi sapere che ne pensate sotto nei commenti. Se potessi parlare col centurione Corelli. Taci, prigioniero. Il comandante non ha tempo da perdere con pirati della vostra risma. Non siamo pirati, siamo eroi mercenari legalmente costituiti. Sì, proprio così. Controlla nell'archivio, zucca di latta. Nova Corps, permesso di licenza 67398/2. Giardinieri della Galassia. No! Cosa? No! Rocket! Beh, ho detto a Groot di riempire i moduli. L'ho corretto nella postilla. Non siete sicuramente gli eroi più famosi sulla piazza, ma rientrate di certo nella top 5 dei nomi più fichi. Membri in attività. Groot, Flora Colossus. Ultimo della sua specie, intrepido e amico migliore dell'universo. Rocket, vero e proprio supergenio e mago degli esplosivi. Di certo non un procione. Gamora è la figlia adottiva di Thanos, donna più letale della galassia. C'è altro da aggiungere? Drax il distruttore, spietato pluriomicida ed eroe della guerra galattica. Tipo scontroso. Ultimo e meno importante, Peter Jason Quill. Tutto qua. Non hai scritto altro. C'era un limite di caratteri. Ecco, devo solo... Cadetto Gold, cosa ci fai qui? Non lo sai, davvero. C'è scritto qua: training schedatura prigionieri. Sono una recluta. Non sei un po' giovane per i corps? Non sei un po' vecchio per quei capelli? Meglio verificare con il capitano. No, ha firmato lei naturalmente. Sai, è precisa se deve firmare roba. Se posso, signore. Il vero problema qui è la norma 7A sulle calzature dei prigionieri. I suoi stivali razzo sono in palese violazione. Sono decorativi. Ottimo, cadetto Gold. Ottimo, addio al piano B. Non ci serve un piano B, lasciami fare. No, tu non fai un bel niente, pirata. Tu obbedisci. E ora in riga. È ora di andare. Ehi, occhio alla giacca. Cadetto Gold, conosci i protocolli d'arresto? Alla perfezione, signore. Dunque... Innanzitutto, chiedeteci scusa. Siamo oneste persone d'affari impegnate in affari onesti. Non eravamo a caccia di creature illegali in zone illegali. Seguiamo gli ordini, ragazzi. Lascia stare. Facciamo come dicono. Quando vedremo Corel, le spiegherò... Il capitano non vi riceverà. Fermi dove siete. Ci sono problemi? Sì, niente forza del credo, niente energia, niente contenimento. Una scintilla. Ci pensano i nostri tecnici. Dicono... È oltre la loro comprensione. Dove possono riparare ciò che non capiscono? Tranquillizziamo il grande unificatore. Riattivate gli scanner. Che razzo è un grande unifriggitore? Grande unificatore Raker. Capo della Chiesa Universale di... qualcosa. Era alla deriva nella zona di quarantena. Stava cercando Dio, a quanto pare. Veloce. L'abbiamo beccato come abbiamo beccato voi. Solo che io conosco il capitano. Ah, come cercava dicevo, Dio, l'ha trovato? Se poteste dire al capitano... Mamma ha detto chiaramente che non vuole vederti. Mamma! Ecco. No, ragazzi, immagini se scopre che questa è la figlia. Ha detto mamma. Ammettete che non sapete niente e lasciatemi badare a... No, chiarisci, chiarisci. Per chiarire la questione, mamma. Oh! No, Niki! Che sta succedendo? Oh, fermi un attimo. La mia nave! Ah, domani. Tieni duro! Qui! Prendimi da qualche parte, qui! No! Quindi che sta succedendo? Ragazzina, sei viva?
Che forse questa è la nostra chiave per uscire. Sì, almeno credo. Fammi vedere se posso. Tieniti forte. Se solo avessi sicuro i miei stivali. Che ha detto Gold, giusto? Nikki. Piacere di conoscerti, Nikki. Ok, Nikki, ecco il piano. Salta e aggrappati alle mie gambe mentre io mi tengo con forza. Non mi sembra proprio bello. Fidati, ragazzina, ce la faremo. Forse è il motto dei guardiani. Visto? Tutto perfettamente normale. Una favola. Ok, è stato fantastico. Grazie. Mamma se la sarebbe presa se avessi perso il prigioniero. Tua mamma, giusto? Forza, andiamo via di qui. C'è una porta blindata, lì dietro saremo al sicuro. Vieni, dammi una mano. Una mano? Guarda che ho le mani legate. Cioè, succede tutto così in fretta, non riesco a dire niente perché parlano tantissimo. 3, 2, 1. Quindi c'era un capo della chiesa che cercava Dio in zona della quarantena. E se fosse quell'entità che abbiamo visto? Quella che ha ucciso il mostro? Dobbiamo muoverci di qua. Detto Nikki. O forse era interessato alla gemma. Lo sapevo che quella nave aveva qualcosa che non andava. Chi va a cercare Dio in una discarica? Oh no, brutta storia. Sì, beh, anche se credo che qui ci abbiano un concetto di Dio un po' diverso nello spazio. Le porte blindate si chiudono durante le emergenze. Dovrei riaprirle con la mia chiave. Danno le chiavi d'accesso agli apprendisti. Non proprio. Che posso fare io per te? Dammi un secondo. Perché non mi riattivi gli stivali? Potrei rendermi utile se i miei stivali funzionassero. Norma 3C. Vietato riattivare le calzature. Ai, posso volare fino a... No! Sei il mio prigioniero. Va tutto bene. Come no? Ma... Ok, ci tocca trovare un'altra strada. Lo sapevo. Che non si passi da qui. Qui comando io. Come... Stai bene? Sì, sto bene. Tu? Oh, una favola. Ok, di qua. Non dovremmo salire, tornare dagli altri. C'è un'altra porta blindata. Ma veramente? Tranquillo, è tutto più o meno... Ok. Ho già detto quanto sono utili i miei stivali razzolo. Ok, posso farcela. Non voglio metterti fretta. Ci sono quasi... Vai, vai, con calma, tanto alla fine sta esplodendo tutto. Sì. Andata! Vai! Per di qua! Ottimo lavoro! Grazie! Anche tu te la sei cavata bene, pirata! Chiamami Star! O Peter, o salvachiappe di Cadetti Nova. Ok. Peter, senti, ho delle buone notizie e altre un po' meno buone sui tuoi amici. Perché? Dammi prima le buone notizie. Parti da quelle buone. Stanno tutti bene, cioè, rilevo i loro segni vitali. E... Andiamo, di qua saremo al sicuro. Eh no, mi devi dare quelle cattive prima. Sono scoppiati i tubi. Dovremmo usare quel tuo affare per chiamare qualcuno? Non ci serve aiuto, so quello che faccio. Blocchiamo il fuoco, così passiamo. Certo, ma saranno tutti preoccupati. La figlia del capitano scompare. La figlia del capitano è pur sempre un soldato. Vuoi aiutarmi o no? E signora? Ti aiuto. Ragazzi, purtroppo non ho trovato informazioni. Calma. A parte il compendio sui Nova Corps, ma come vi ho già detto, ragazzi, sono una forza di pace. Chiamiamola la polizia intergalattica, ecco. Però dopo la guerra sono in riorganizzazione. Chi lo fa? Quel che vale per me vai alla grande. Il miglior ufficiale che mi abbia mai arrestato. È successo spesso? Non spessissimo. Vabbè, sì. Stai veramente cercando di sfuggirmi di nascosto. Hai appena detto che vado alla grande! Sì che vai alla grande! Nella top 5 dei miei ufficiali d'arresto. Ecco,
Allora, per favore, mostrami lo stesso rispetto che mostreresti a un altro ufficiale. È proprio quello che sto facendo. Nova Lord! Guardate, nella versione PS5 ha molti meno costumi rispetto alla prima puntata che avete visto voi. Sì, mi sono spostato qui perché è un po' più facile registrare, così posso registrare e montare e fare un sacco di cose. La madre lo sa che vieni a giocare qui? Non credo. Ma cos'altro dovrei fare? Non è che qui ci sia molta gente della mia età. Sai, neanch'io avevo molti amici alla tua età. Certo, c'è da dire che ero in prigione, però... Quindi mamma aveva ragione su di te. Era una prigione Kitauri e io un bambino. Ho un sacco di domande. C'erano anche i tuoi in prigione? No, mia madre è morta. Non conosco mio padre. Già, già. Allora, com'è morta, ragazzi? In questo momento possiamo un attimo parlare di Peter Quill, perché sennò poi dopo andiamo terza puntata, quarta puntata e ci dimentichiamo. Allora, quali sono le origini di Peter in questo universo? Meredith, durante una battuta di caccia, incontra un uomo ferito. Un uomo però caduto dallo spazio. Meredith si è presa cura dello sconosciuto, iniziando con lui una relazione sentimentale. Quando l'uomo è scomparso, Meredith ha scoperto di essere rimasta incinta e ha cresciuto da solo il figlio, Peter Jason Quill. Vedete, qui si parla semplicemente di un viaggiatore ferito, mentre nel fumetto c'è proprio un uomo che, chiaramente, che viene dallo spazio. Meredith e quest'uomo intraprendono una relazione, e quando quest'uomo, insomma, va via dal pianeta Terra, appena se ne va, insomma, Meredith scopre di essere incinta. Purtroppo poi Meredith verrà uccisa da degli alieni. Vediamo se c'è scritto qui. C'è scritto però nella biografia di Peter, che qui dice: il giovane Peter Quill, che viveva con la mamma migliore di tutte le mamme, finché un branco di schifosi alieni in lucertola è comparso per rovinare tutto. Quill ha passato fin troppo tempo in una cella Kitauri, dove ha conosciuto un centuriano scorbutico con una cresta pazzesca, Yondu. Insieme i due hanno fregato quegli imbecilli e se la sono date a gambe. E quindi, anche in questo universo, Yondu e Peter, insomma, si sono uniti ai Ravager e hanno iniziato la loro carriera da pirati spaziali, dai, diciamolo così. Ma è un misto tra le due origini. Come fai a conoscere mia mamma? Abbiamo combattuto insieme su Mercurio. Era, su Mercurio. È una testa calda. Una vera tiranna, direi. Autoritaria. E rompipalle. Sei una bambina, Nikki. Non sai cosa sia meglio per te, Nikki. Esci dalla capsula d'emergenza, Nikki. Sono d'accordo. Credo di capire che intendi. Davvero? Sei caduto in basso, Peter. Più del solito, Peter. È una zona vietata, Peter. Già, la riconosco. Sicura che sia la strada più rapida per le celle? Pensavo che non volessi finire in cella. Ok. Fidati di me. Voglio farti vedere una cosa. Oh, quindi ormai, ragazzi, ce la stiamo ingraziando, dai. Siamo diventati migliori amici. Io da bravo lecchino. Voglio controllare che il posto sia sicuro, sai, da tutto quel... fuoco? Wow. Questo è il suo cubo. Non ridere. No, no. È fantastico. Fighissimo. È il tuo nascondiglio segreto, giusto? Molto meglio delle celle. Adesso ce ne andiamo. Voglio solo vedere come sta Ultimo. Gli sono partiti i giroscopi. Ultimo? Ha fatto un CD ultimamente. Che è sta roba? Vediamo un po', ragazzi. Questa è la tua mamma, che vince la guerra da sola. Lo so che non ha fatto tutto lei, ovviamente. No. No. L'ultimo assalto è stato un gran lavoro di squadra. C'eri anche tu? Io ho contribuito alla guerra diversamente. Pirateria? Razzie, che sono, sai, la versione bella della pirateria. Che io sappia, la guerra è finita quando la resistenza, una congrega di rivoltosi, appunto di resistenti, coloro che erano sopravvissuti ai Kitauri, si sono riuniti, quindi Nova Corps, alieni, Gamora, Drax, insomma tutta questa gente qui, con a capo Richard Rider, quindi Nova. Sostanzialmente, ragazzi, sono riusciti a ribaltare le sorti della guerra. Questo è Krilar. Sì, roba vecchia, da bambini. Adesso sono molto più brava. No, no, è bello. Macabro, ma bello. Eh sì, questo è il pianeta dei Kree. Viene distrutto da Kitauri. Vabbè, dai, piano piano ricostruiamo la storia di quello che è successo in questi 12 anni. Perché sono passati 12 anni, eh. Questo è Mercurio, giusto? Uh-huh. Qua c'eri. Dovrebbe rappresentare una battaglia in cui ha combattuto mamma. C'eri anche tu, no? Oh, sì. Tua mamma era alla deriva prima che arrivassi io con i Ravager. Dovresti aggiungere anche questo. Vuoi che ti metta nel disegno? Per una questione di accuratezza storica.
Questi due ragazzi ci hanno troppi tratti in comune. Giusto. Cioè, se dovessi veramente parlare con mia mamma e dovesse venire fuori l'argomento Nicky, perché la verità è che non avrei dovuto... Non dire altro. Farò in modo che Corel sappia quanto sei stata brava. No! Cioè, grazie. Ma l'ideale sarebbe che mamma non scoprisse mai che ero nell'hangar. Quindi io non ti ho mai vista? Esatto! Non mi hai vista. Non hai visto la chiave. Forse hai sentito parlare di Nicky e di com'è brava. Punto. Ok, Nicky. E tu che farai per noi? Una mano? Sì! Andata! Mamma! Oh oh. Ti spiego. Nicky. Sto bene. Dico davvero, mamma. Benissimo. Neanche un graffio. Nel nome di Ala, che ti è preso? Infiltrarti in una squadra d'arresto? Girare con dei criminali? Presunti criminali. Potevi morire. Hai idea del castigo che ti aspetta adesso? Mamma, hai promesso di lasciarmi più libertà. Libertà non è mentire ai miei ufficiali, né andare in giro di nascosto. È colpa mia se la nave di quello è esplosa. Le zone riservate sono riservate per un motivo. Mi tratti come una prigioniera. Sei una bambina, mi ascolti quando parlo? Ehi, è stata una giornata difficile, perché non facciamo un bel respiro? E ammettiamo che potremmo aver fatto tutti degli errori? Controllate l'incendio e che l'hangar sia sicuro. Comandante. E scoprite perché lo shuttle del predicatore è esploso. Il grande unificatore Reicher rifiuta di cooperare. Trovate un modo, allora. E voi due, con me. E vi dirò che guardandola bene, Nicky mi assomiglia particolarmente. Te immagini? Avrei dovuto saperlo. Hai reagito male, come fai sempre. Lo stava dicendo anche Peter. Ah, lo diceva anche lui, eh? Peter si sarà espresso male, come gli capita spesso e volentieri. Ti consiglio di ignorare quello che ha detto e preoccuparti di quello che dico io. Hai fatto qualcosa di estremamente pericoloso. Per quel che vale, Nicky mi ha salvato le chiappe. Se l'è cavata alla grande, tu devi essere orgogliosa di lei. Detto da te, Peter vale decisamente poco, in effetti. Ma perché lo stai trattando così male? Ascolta quello che ti dice. Non mi interessa quello che dice. Ultimo piano, alloggi del capitano. Finalmente. Attivare isolamento. Isolamento attivo. Oh oh. Che c'è? Vuoi ammazzarci? In teoria queste porte si aprono solo con un mio comando. Sì, lo so come funziona. Io credo di no. Riesci sempre a superare tutte le misure di sicurezza di questa nave e voglio sapere come. Potresti mostrarmelo. Mamma! Seriamente non so di cosa tu stia parlando. Buttamola anche a Ciara. Mi ricorda l'ultima volta che sono rimasto chiuso in un ascensore. Ero con questa ragazza a sciare, lei. Ma che cos'hai che non va? Lei era una persona adorabile. Per favore, qualcuno mi faccia uscire da qui. Resteremo qui finché non mi dirai ciò che voglio. Ma se sei già tutto quanto? No, invece. So che sei una calamita per i guai. E che sei sempre nelle zone ad accesso limitato della... Ok? E mi infilo dappertutto. Non basta per superare la sicurezza, né il controllo dell'hangar. Allora, né ragazzi, il tunnel di manutenzione. Aiuto, e nemmeno il sottolivello in cui vi ho trovati. C'era quell'anomalia del sistema, ricordi? Sì. Sì, la sicurezza era disattivata. No, non lo era. A me sembrava disattivata. Stai veramente mentendo per difendere una dodicenne? 12? Wow, avrei detto almeno 16. Peter! Che c'è? 12 anni, raga. Dico che sai il fatto suo, è una ragazza allora nostra. Fin troppo, continua a superare la sicurezza. Sempre che tu non abbia un accesso di livello 6 per la mia nave. Come immaginavo. Nicolette Gold, svuota le tasche. No! Svuota tu le tasche. No, raga, non gli do... Cosa? So che mi nascondi qualcosa. Non è vero. Forse... Colpa mia. Sì, provo ancora qualcosa per te. Le ho violate io. Le hai violate? Sì, sono un hacker, violo le cose. Tipo... Io gliel'ho detto che era riservata. Questo non spiega gli ordini falsificati. Non so cosa dirti, mamma. Il tuo personale di sicurezza dorme in piedi. So solo che non ti nascondo niente. E che non lo farei mai. Non finisce qui. Disattivare isolamento.
Quindi, posso andare a dare una mano nell'hangar? No, puoi tornare nei tuoi alloggi e restarci per le prossime 30 rotazioni. Ma mamma! Attenzione, o diventano 30 cicli. Spero di aver fatto la scelta giusta ad aiutare lei, ragazzi. Penso di sì. Ci ha dato la chiave, non so se rimarrà nelle nostre tasche. Lei sembrava veramente impossibile da... insomma, da fargli cambiare idea. Lei ha un'idea di noi. Shuttle esplosivi, intrusi nella zona di quarantena, bimbe scomparse. Non ne ha idea. Ciube! Al nostro pupazzetto. Pazzesco, ce l'hai ancora? È tutto intero, su Mercurio c'erano tipo 1000 gradi. Più che altro erano 1000 cicli fa. Puoi tenerlo se vuoi. È tutto tuo. E gli ho ordinato di proteggerti. Mi aspetto che continui a farlo. Soprattutto ora, che a quanto pare hai una figlia. Hai una figlia? Ignora l'evidenza. Fai 2+2. Ragazzi, Nicky c'ha 12 anni. Noi ci siamo conosciuti 12 anni fa. Due. Allora, io sono abbastanza sicuro che questo Star-Lord farebbe questo. Però, ragazzi, cioè, è troppo evidente. È troppo evidente. Guardalo lui con lo sguardo perso nel vuoto. Comunque, ragazzi, io riesco poco a parlare in questa serie. Almeno per il momento, poi chissà. Però mi sto divertendo troppo. Una figlia dodicenne. Che durante la guerra non avevi. 12 anni fa, quando noi... Peter. Quando vi abbiamo fermati... in parte ero contenta. All'inizio. Ma dopo tutti questi anni non sei cambiato. Per niente, sei sempre il solito... Sono cambiato! Pagherò la multa, qualunque sia. Dammi 3 cicli. Ti dimostrerò che non sono più... quello che stavi per dire quando ti ho interrotta. Vorresti pagare 7000 unità. In soli 3 cicli. Wow, io... Ok, sono un sacco di soldi. Stavo pensando che potrei, magari... La multa non è negoziabile. I miei uomini hanno trovato un'inquietante quantità di attrezzature illegale sulla tua nave. E nient'altro, giusto? Ok, ok. Avrai i tuoi soldi in tempo, no problem. Questa cosa dei Guardiani della Galassia, manca pochissimo a farla decollare. E se non avessi addosso queste manette, potrei farti vedere subito quanto manchi davvero poco. Perché so già che me ne pentirò. No, ma dai, quando mai ho... No, non te ne pentirai. Promesso. Ti do 3 cicli, Peter. Non 4, non 5, 3. Contattami quando avrai le unità. E se poi... Aspetta, raga, scusate, devo togliere la musica perché... Cioè, bellissimo, Tender Love, però mi piace più monetizzare. Non lo facciamo? Il dispositivo installato disattiverà la tua nave e finirete in prigione. Oh, cacchio. Ricevuto, non ti deluderemo. Quindi abbiamo 3 cicli per... fatti. Ma che cavolo, Peter? Hai detto che ci tiravi fuori! L'ho fatto, 7000 unità, sono una cifra irrisoria. 7000 unità? È una cifra monumentale. E come li troviamo tutti quei soldi in 3 cicli? Rapinando una cavolo di banca, immagino. E va bene, ci hanno multati, ok? Eh sì, abbiamo un tracciante nuovo appiccicato alla nave che ci spegnerà i motori se non paghiamo entro 3 cicli. Ma almeno non siamo su una nave prigionieri. Per il momento. Dai, ragazzi. Tu sei Drax il distruttore. Hai ucciso Thanos. Così dicono. E ti fai spaventare da una multina? Gamora, in pratica sei un agente M6, ma sexy e in gamba. Puoi fare qualsiasi cosa. Eccoci siamo. Rocket, tu sei un vero genio, il tipo piuttosto che conosco. Da quante prigioni sei già evaso? 7. 7. Io sono Groot. Tu sei Groot. A posto, tu sei Groot. Ragazzi, noi siamo una squadra. Dobbiamo soltanto capire quanto siamo al verde e pensare a un piano. Cercate nelle cabine. Cercate tra i cuscini del divano, sotto il banco di lavoro. Se trovate unità che avanzano in giro, prendetele. Lo farò anch'io nei miei alloggi. Va bene.
Li abbiamo convinti, dai. Sono facilmente... Ecco perché non si va a letto con gli sbirri. Mettono bombe sulla mia nave. La mia nave. Vabbè, ragazzi. Siamo andati a letto con uno sbirro. Meno male, anzi, direi, no? Capitolo 3. Tengo d'occhio, roditore. Il prezzo della libertà. Questo cosa vorrebbe dire? È risaputo che i roditori accumulano noccioline. Attrezzatura rubata, unità... Ma perché? Ok, primo, non sono un accumulatore o un roditore. Calmi, boys. Di al roditore che il suo egoismo ci mette in pericolo. Rocket, se avessi unità extra sarebbe fantastico. Come faccio a farvelo capire? Non ho nessuna unità. Non ci crede nessuno. Bene. Credi al roditore. Non sono bugie. Perché non mi lasci stare e vai a disturbare qualcun altro? Sì, lo farò. Apri la porta! So che sei lì dentro, albero senziente! Oh no. Non credere che non sappia che combini! No! Ma sta al bagno, Grell! Il tuo complice roditore ha nascosto le unità illecite lì dentro! Io sono Groot! Ti tengo d'occhio, pianta! Ragazzi, Drax è impazzito! Deve pagare la multa, non ci abbiamo una lira! Hai soldi, stress. Sei ancora arrabbiato, vero? Starei meglio se non dovessi pagare una multa entro 3 cicli. Ehi, ti ricordi quella volta su Kanlar, con il Badoon e quella sventola scavariana? Sì, se non fosse stato per me, Groot ti avrebbero gettato nello spazio. Avevo tutto sotto controllo, più o meno. Peccato che sei povero, se ci avessi pagato per ogni salvataggio... Certo, fammi solo un altro esempio. Contraxia, Nowhere, Paramatar, Ceres, ancora Contraxia, Malador... Ok, 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 ti sono debitore. Molto. Dovevo darti a Yondu in cambio della taglia. Di sicuro ora non sarei qui a raccattare unità per pagare la tua ragazza nuova. Ex ragazza. Ma ammettilo, ti piace essere un guardiano della galassia. Sono ancora un po' indeciso sul nome, ma tenersi la Milano come garanzia è stata una bella mossa. Io non l'ho mai detto. Se preferisci che ti consegni. Non preoccuparti. So quanto ti impegni per la squadra. Mi farò perdonare. Sarà meglio. Voglio sfruttare questo momento per scoprire un po' di più sul passato dei Guardiani e anche per andare a prendere qualche easter egg, perché cercherò di farvi degli approfondimenti, no? E su alcuni, vabbè, ho delle mie conoscenze perché sono appassionato dei fumetti, lo sapete, ho letto qualcosina. Anche perché i Guardiani della Galassia io non li conoscevo prima di aver visto il film e... mi è piaciuto tantissimo, cioè sono i miei preferiti. Infatti sono molto contento che la nuova fase della Marvel sia anche incentrata sui Guardiani, no? Quindi mi ha dato modo di recuperarmi un po' di fumetti, alcune cose le so, ma tante altre non le sapevo. Ma a parte che credo che avrò fatto una live insieme ai ragazzi di Panini, non so quando vedete questo video, in caso il 26 sera alle 21 c'è questa live sul canale Viola di Panini. Però questa pausa mi ha dato modo di andare ad approfondire alcuni personaggi. E per esempio Nick Gold, che abbiamo capito che in questo universo, in questo mondo, è nostra figlia. In realtà è un personaggio che esiste davvero, cioè è un personaggio reale dei fumetti. E che pensate, entrerà a far parte dei Guardiani della Galassia, vabbè. Un altro personaggio completamente diverso da questo qui, eh. Però, vabbè, questo vi fa capire un po' come l'universo che stiamo giocando è stato rimmaginato. Figa sta cosa, ragazzi, figa. Per questo voglio andare a scoprire un po' di segretucci. Ecco, per esempio, qua avevamo preso sto coso, no? L'avevamo preso durante... Perché questo affare è così inquietante? Ehi, chi ha detto che puoi toccare? Ma l'ho trovato io, Rocket. Cos'è il controllo? Io non vengo nella tua stanza a toccare la tua roba. Cosa? Tu hai violato il mio visore per aggiungere il punteggio, mentre stavo dormendo! Ma è diverso, l'ho migliorato. Tra l'altro, te l'hanno mai detto che russi? Mi lamentavo di Drax, ma wow, Quill! Devi farti visitare. Sembri un Torg. Io... non russo. Così forte. Sì, ok. Ad ogni modo, questa che roba è? Sembra un facehugger metallico. È chiaramente un'unità di controllo spinale. Beh, sì, ovvio. Coso del controllo spinale. Su mezzo mondo, gli scienziati Kree le usavano per controllare noi super soldati. Premevano un pulsantone rosso e zap, obbedienza istantanea. Porca vacca. Rocket,
Il passato di Rocket è particolarmente triste. Però questo ci fornisce un momento per scoprire di più, cioè approfondire un po' i personaggi. Questa è una cosa che mi piace tantissimo. Quanti super soldati come te c'erano su mezzo mondo? Quando i Kree iniziarono? Un centinaio, forse. Quando sono fuggito? Solo io e Layla. È stata la prima a non morire a causa dell'unità. E Layla è anche lei... Cosa? Un procione? O non... un procione? Cerca di capire. Aveva paura di loro e l'unità di controllo si assicurava che obbedissimo, che io obbedissi. Oh, deve essere... orribile. Non posso crederci. Così ho fatto quello che so fare. Ho sovraccaricato l'unità di controllo. Quando i pelle blu ci hanno fatto uscire dalla gabbia, boom! Ho squarciato il fianco del laboratorio. Ma non sapevamo. Cioè, io... non sapevo che il laboratorio era difeso da sentinelle. Raggiunta la recinzione di sicurezza, Layla mi copriva mentre violavo il modulatore. Appena ho aperto, lei mi ha spinto fuori. L'ho sentita morire. Ah, Rocket. Ora non importa. Il passato è passato, no? E quella, un promemoria. Mamma mia, ragazzi, che tristezza, ma... Vedete, dietro la scocca, la durezza di Rocket, c'è tutta una storia particolare. È questo che mi piace un sacco dei Guardiani. Cosa ti hanno fatto i Kree di preciso? Mi hanno fatto a pezzi e rimontato, ancora e ancora e ancora, fino a rendermi questa cosa incompleta da plasmare, modellare e controllare. Oh, Rocket, io non ne avevo idea. Ecco, sapevo che l'impero Kree era disperato, ma... Sai che cosa si prova a perdere il controllo del tuo corpo? A soffrire costantemente intrappolato dentro te stesso, incapace di impedire le cose orribili che stai facendo? Allora spariamola nello spazio, con una breve cerimonia del dito medio per il bastardo che l'ha costruita. Sì. Non posso liberarmi di quella parte di me. Un giorno, forse. Sei proprio sicuro di volerla tenere? E se... mi controllasse? Ho deciso tempo fa, Quill, che non avrei più consentito a nessuno di controllarmi. Per quanto mi riguarda, questo è solo un utile rottame legato a dei brutti ricordi. Mi dispiace per quello che hai passato, Rocket. Davvero. Un ricordo triste che però ci ha approfondito il personaggio di Rocket, che, ripeto, è molto più profondo rispetto alla macchietta che spara, ammazza ed è scontroso. Mi piace un sacco questa cosa. Però... non si è parlato dei soldi, ma penso che non ce l'abbiamo proprio i soldi. Siamo scannati? 37 unità? 37 Beh, ci euro. Mancano ancora 6.963 unità. Se non vogliamo perdere la nave, Peter... Lo so, è ovvio che ci serve un piano. Puoi rivalutare la mia proposta iniziale? Oh no, ancora con Fin Fang Foom? Sì, andiamo a caccia di Fin Fang Foom. Drax, ci sono modi più facili per fare soldi. Tipo se vendessimo la roba di Gamora? Cosa? E dai, è da quando vieni in giro con noi che accumuli ogni sorta di stupidi gingilli. Non mi dirai che non valgono niente. La zona di quarantena era solo un palliativo. Le mie statuette non sono dei gingilli. Ah, la squadra è nei guai. E tu fai delle storie per un piccolo sacrificio. Fai rotta per il sistema. Potrei sacrificare la tua testa. E portaci alle maestose montagne di Kakarot. Sì, complimenti. Dove affronteremo il famigerato Fin Fang Foom. Io un'idea l'ho avuta. Io sono Groot. Io sono Groot. Dice che dovremmo combinare le due idee. Vendere i ninnoli di Gamora a Fin Fang Foom è geniale. Sì, come no, l'unico difetto del tuo piano è che Lady Hellbender compra soltanto mostri e tu non sei un mostro. Non lo è. È il più tenero, il più... Io sono Groot. Invece no, non è mica una cosa che puoi fingere. Io sono Ma sì? Vuoi vedere un mostro? Te lo do io il mostro! Oh, ragazzi! Groot, non starai davvero proponendo... No, non sto proponendo niente, ok? Può funzionare. Vendere Groot, potremmo sempre farlo evadere. Assurdo.
Lady Hellbender cerca i mostri dell'anima. Una piccola creatura orrida è la scelta migliore. Una creatura crudele, sadica, dall'animo marcio e iracondo. La regina dei mostri pagherebbe cifre immense. Immense? E quanto? Come puoi essere d'accordo? Perché so che cosa sono. E so quello che lui non è. Io sono Groot. Io dico vendiamo Groot. Credo proprio che Lady Hellbender sceglierebbe lui. Sì, beh, io voto per non Groot. Anch'io voto la creatura raccapricciante. Due voti a testa. Peter? Allora, ragazzi, io forse proporrei di vendere... Allora, lui è più esotico, chiaramente. Però l'anima di Rocket è decisamente più spaventosa. Forse sono d'accordo. Sto ancora pensando a Drax che dice vendiamo gingilli a Fin Fan Fum. Beh, venderei Rocket, ragazzi. Non so perché. Cioè, sicuramente la scelta giusta sarebbe quella di vendere Groot, che è un personaggio unico, no? È l'ultimo della sua specie. Forse per un collezionista di mostri è un po' più appetibile. Un po' come nei film al collezionista interessava Groot. Però per farlo evadere, forse è più facile far evadere Rocket. Beh, l'anima di Rocket è decisamente più spaventosa. È instabile, violento e incurante dei bisogni altrui. Ok, abbiamo capito, Quill. Allora, il punto è che tu saresti un mostro perfetto. E quel tuo cervellino strategico sarà utile alla fine per farti evadere. Ma per essere sicuri al 100%, confermi di essere d'accordo? Ma scherzi? Non vedo l'ora di fartela pesare. Va bene, è deciso. Andiamo a vendere un mostro. Vabbè, ma siete consapevoli che finirà malissimo, sì. E credo che una scelta vale l'altra. Vogliamo davvero infilarci lì dentro? Dicono che il clima di Seknarf 9 cambi in base all'umore della sua sovrana. Non funzionano così le donne. Neanche il clima. Comunque scommetto che non è male come sembra. Oddio, insomma. Beh, se cambia in base all'umore del clima... Cioè, se il clima cambia in base all'umore, stiamo andando verso... Eccola! La fortezza di Lady Hellbender! Portaci più vicini, Quill. Non mi va di camminare lì. Oh. Ah, sì! No problem! Guidi dalla parte sbagliata! Non sta guidando per niente. Calma, gente! È soltanto... una piccola... correzione! Un gioco da ragazzi! Cos'è, uno scherzo? Cosa? Almeno possiamo darci un'occhiata in giro prima di completare la vendita. Saremo a 100 click dalla sua base. Sai che mi piace guardarmi in giro. Hanno rosicato tutti. Nah. Beh, ragazzi, abbiamo un obiettivo. Consegnare Rocket a Lady Hellbender. Secondo me la prossima puntata sarà clamorosa. Io mi fermo qui, fatemi sapere che ne pensate. Sono tutti da me, Shosha. Alla prossima, ciao ragazzi. Ciao.